La capolista che condivide il primato con il Sanzisto fa visita al Trestina, che il vertice della classifica lo ha dovuto abbandonare dopo la sconfitta nell'anticipo di sabato scorso con la Nestor. Due formazioni che ostentano un comportamento speculare, almeno in questa prima parte di torneo. Entrambe dominano in casa, 3 vittorie in 3 gare per la Virgilio Amoroso, 2 su 2 per il Trestina, mentre in campo esterno evidenziano qualche difficoltà. La Virgilio Amoroso in 2 partite è riuscita a conquistare un solo punto, frutto di un pareggio e una sconfitta. I padroni di casa in 3 gare sono riusciti a conquistare i 2 punti grazie a 2 pareggi ed una sconfitta. Con le immagini girate da Vittorio Malizia, montate dalla Video Studio 2000, andiamo a vivere le fasi salienti dell'incontro. Passano soltanto 6 minuti e il Trestina è in vantaggio. Crispoltoni riceve la sfera nei pressi del limite e lascia partire un delizioso tiro che si insacca sul set alla sinistra di Carletti. Quarta rete stagionale per l'attaccante locale. Al 13° la Crimini deve abbandonare il terreno di gioco per infortunio ad una spalla. Al 19° Trestina vicino al raddoppio. Azione offensiva in velocità, Ciampi ricevuta la sfera da Romani, attende che l'esterno si sovrapponga e lo serve. Romani controlla, entra in area, ma calcia sull'esterno della rete. Trestina, che con azioni offensive in velocità riesce a mettere in difficoltà gli ospiti. La Virgilio Amoroso, costretta a subire il pressing dei locali, fatica a sfruttare le ripartenze e si affida alle verticalizzazioni. Al 26° primo tempo, Traversini è chiamato a 2 interventi di pugno. Raffaele pesca in area Annunziato, la cui conclusione è allontanata dall'estremo difensore locale. Lo stesso Raffaele, da posizione angolata, a raccogliere la respinta e conclude con Travenzini pronto a deviare nuovamente. Al 31° del primo tempo, calcio di piazzato di Ciampelli dai pressi del vertice sinistro dell'area ospite, la sfera incoccia su un difensore e finisce sul fondo. Al 37° del primo tempo, Crispoltoni, servito in area, vede Procelli libero da marcatura al limite e lo serve con un pregevole colpo di tacco. La conclusione dell'attaccante si spegne sul fondo. Al 43° del primo tempo, a fondo di Nunziata, lungo l'out sinistra, il quale, giunto sul fondo, effettua il traversone per l'attaccante ospite, che dinanzi a Traversini non riesce a ribadire la sfera in rete. In avvio di ripresa la manovra offensiva del Trestina diventa più elaborata, cala vistosamente il ritmo e gli ospiti ne approfittano, pur non riuscendo a rendersi pericolosi dinanzi alla porta di Traversini. Al 15° del secondo tempo gli ospiti pervengono al pareggio. Pieroni dal limite vede smarcato sulla sinistra Raffaele e lo serve. Lo sgusciante attaccante ospite controlla e in diagonale supera Traversini. Al 19° del secondo tempo addirittura gli ospiti raddoppiano. Il numeroso pubblico presente sugli spalti si ammutolisce. Raffaele è ben appostato in area e lesto a deviare di testa in tuffo sotto la traversa, ma passano soltanto 2 minuti e Procelli porta la sua squadra al risultato di parità, ristabilisce il risultato di parità servito da calcio piazzato da un compagno e favorito dall'errato intervento di Carletti. L'attaccante devia di testa da 2 passi. Al 29° del secondo tempo, conclusione di Nunziato che Traversini devia in tuffo. Al 34° del secondo tempo, Trestina inaspettatamente in vantaggio. Calcio di rigore assegnato dal signor Paterna per fallo di mano in piena area di Giogli, che a termini di regolamento viene anche espulso. L'azione si sviluppa da un affondo di Crispoltoni che, giunto al limite, serve Procelli. L'attaccante evita il portiere, un difensore. Poi la sua conclusione è bloccata sulla linea di porta da Giogli con la mano. Si incarica di calciare la massima punizione Crispoltoni e realizza. 2 minuti più tardi, udite udite, il secondo penalty assegnato alla squadra locale. Crispoltoni pesca al limite sinistro dell'area piccola Procelli, il quale controlla e con una parabola arcuata tenta di servire un compagno dinanzi a Carletti. Sto tocca la sfera con la mano e il direttore di gara assegna il penalty che Procelli trasforma. Nel finale, al 41° del secondo tempo, Lucarelli colpisce di testa all'altezza del palo alla destra di Traversini, ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Al 44° del secondo tempo, Crispoltoni gira in piena area la sua conclusione e termina fuori. Termina dunque 4-2 per il Trestina, che così sale in vetta a questo torneo di eccellenza, e la Virgilio Amoroso va a occupare il secondo posto.